triennale, cioè vive 2 anni, nel primo anno accresce, nel secondo anno fa fiori e frutti. Ora si può usare sia la foglia che come droga che la radice. E anche per l'interno è ottima, soprattutto in questo periodo, perché magari in associazione con altre piante come la fumaria è un'azione purificante del sangue. E quindi nei periodi di cambio stagione in cui c'è bisogno di drenare e purificare il nostro organismo, si adatta molto bene, ha un sapore amaro, però la tisana si può ovviamente migliorare dal punto di vista organolettico attraverso l'utilizzazione per esempio di menta o di ipriziano. Per uso esterno ovviamente è una pianta che viene utilizzata per l'impurità della pelle, per gli acnei.